Nel trailer di Pokémon Sole e Pokémon Luna rilasciato il 2 giugno sono stati mostrati, tra le altre cose, i due personaggi giocanti di settima generazione. Personalmente la prima cosa che mi è saltata all'occhio, lasciamo stare il cappello della vergogna della ragazza, mettiamolo da parte per un attimo, la cosa che veramente mi ha colpito è stata la sconcertante somiglianza tra il nuovo personaggio e Kalem, ossia il protagonista maschile della sesta generazione. Dato che esistono già svariate teorie che portano a pensare che Pokémon Sole e Pokémon Luna siano strettamente collegati con Kalos e con la sesta generazione, si potrebbe dunque pensare che i due personaggi siano in realtà la stessa persona? In fin dei conti, dal trailer precedente abbiamo notato come il giocatore si sia trasferito da un luogo molto lontano, dato che nel filmato giapponese il bambino è intento a giocare a Pokémon su un aereo. Inoltre, molti hanno notato che in un'immagine presente nello stesso trailer viene raffigurato un mappamondo sul quale si può notare chiaramente il continente africano. Tuttavia, come ben saprete, a nord dell'Africa si trova l'Europa, zona che nello stesso mappamondo è coperta da una nube. Ovviamente in Europa si trova la Francia, la quale è riconducibile nel mondo Pokémon a Kalos e quindi a Pokémon X e Pokémon Y. Considerando anche il fatto che il personaggio di Sole e Luna sembra decisamente cresciuto rispetto ai precedenti, potrebbe dunque essere che Kalem si sia trasferito nella regione di Alola direttamente da Kalos. Per quanto mi riguarda, questa potrebbe essere un'ipotesi tranquillamente plausibile, nonostante altri fattori potrebbero indicare una differente provenienza del personaggio. Già il fatto, per esempio, che quest'ultimo nel trailer giapponese sia evidentemente orientale potrebbe far barcollare un po' questa teoria, ma d'altronde, essendo un trailer del sollevante, tutto potrebbe sinceramente essere stato fatto per far immedesimare di più i bambini giapponesi. Inoltre, il fatto che questo bambino giochi a Pokémon Rosso e Blu induce a credere che possa arrivare dalla regione di Kanto, che guarda caso rappresenta proprio il Giappone nel mondo Pokémon. Considerando anche il nuovo collegamento tra vecchi e nuovi giochi dato dalle versioni su 3DS dei giochi di prima generazione, anche questa teoria non è di certo da scartare. E voi con quale di queste siete più d'accordo? Oppure avete altre idee? Scrivetemelo in un commento. Per il resto io vi invito a lasciare un bel mi piace se questo video vi è piaciuto e ad iscrivervi al canale, e vi ringrazio perché nella giornata di oggi abbiamo raggiunto i 4.000 iscritti, che per me sono un traguardo molto importante. Detto ciò, vi invito anche a passare dai social per rimanere sempre aggiornati qua in descrizione, e noi ci becchiamo in un prossimo video!